Allora, iniziamo insomma, così per hai deciso di tornare nei panni di Sam Fisher dopo aver saltato gli ultimi due capitoli e quindi per iniziare un po' come ti ha convinto Ubisoft per tornare a fare a rivestire il ruolo di Sam Fisher? Cosa ti è piaciuto? Cosa ti ha fatto cambiare idea, Ma insomma? oddio, più che cambiare idea, in realtà credo che sia stata una volontà reciproca, sia da parte mia che da parte loro, per anche, credo, intanto per il successo che c'era stato con i videogiochi all'inizio, e poi anche per cercare di soddisfare i clienti, i ragazzi che seguono questo gioco, che erano comunque affezionati a una voce, ci si affeziona comunque, no? Ti abitui, ti diventa, come si dice, familiare. Quindi credo che comunque fondamentalmente sia stata questa l'idea, di base. Viene da sopra, più avanti. Ma Lambert, quando penso guerriglia, io penso ai Kalashnikov. E cosa ti piace di Sam Fisher? Cos'è un carattere o qualche cosa, qualche elemento che ti piace del protagonista di Splinter Cell? Ma intanto c'è una cosa che mi ha colpito, il rapporto che ha con la figlia. Quindi troviamo non solo la macchina da guerra, ma l'uomo. E questo è importante. La sua freddezza, il suo anche coraggio, perché ci vuole coraggio per fare queste cose. E senza falsa modestia, io sono un uomo molto coraggioso, lo sono sempre stato, e sono un uomo anche molto leale, come Sam Fisher, che è un uomo molto leale. E sono un padre di 3 figli, quindi anche questa cosa che lui ha questa passione per questa figlia mi ha colpito molto. E più in generale della serie di Splinter Cell, c'è qualche elemento in particolare, insomma, questa mix di spy story, in qualche modo cerca di essere anche molto cinematografica, così come riferimento un po' a James Bond, un po' a Bourne, c'è qualche elemento in particolare che ti ha, insomma, che hai apprezzato? È proprio la vicinanza a 007. Fra l'altro, io sono stato la voce di 007 per quasi un decennio, quindi insomma, mi fa piacere questo. E infatti, ma già dal primo videogioco io, mentre lo facevo, mi ispiravo a Bond, ovviamente, no? Anche se il personaggio è completamente diverso. Però trovo che sia interessante questa cosa di ripercorrere un po', cioè che lo ricorda l'accostamento, manca lo smoking, ma insomma, prima o poi secondo me glielo metteranno. Perché? Quanto tempo hai? Io fino all'alba. Tu quanto tempo hai? No, io sono qui per i volatili. Forse anche un po' le donne probabilmente mancano rispetto a un James Bond. Ecco, sì, quello, infatti, un po' c'è sta cosa che, insomma, io sono un cultore della bellezza femminile, insomma, del pubblico femminile, quindi lui, sì, gli manca sta cosa. Vediamo, forse magari il prossimo videogioco, una storiella con qualcuno. Un po' troppo ligio al dovere. Insomma, bisogna anche. Eh sì, è importante. Assolutamente. E, tra l'altro, pensavo rispetto all'ultimo Splinter Cell che ha doppiato, sono passati quasi 10 anni fra una cosa e l'altra. Una domanda così più generica: cosa è cambiato in Luca Ward in questi 10 anni prima del tuo ritorno nel campo dei Eh videogiochi? beh, è cambiato molto, è cambiato tanto. Tanto a livello privato è cambiato tanto perché ho altri 2 figli rispetto a 10 anni fa, ce ne avevo una sola. E quindi è cambiato molto. È cambiato quindi anche molto il mio rapporto con la vita, che quando si hanno dei figli in età più avanzata, cambia tutto, cambia il mondo. È cambiato a livello professionale, è cambiato il percorso, ho cambiato molto di più, cioè non sto troppo fermo in un ambiente, cioè non sto troppo fermo solo sul doppiaggio, solo sul teatro, solo sul cinema, faccio tutto cadenzando un po' i miei impegni. Questo mi dà la possibilità di rinnovarmi ancora di più e di andare avanti, anche annoiandomi forse un po' meno, perché diversifico il lavoro. Ora senti, forse il tuo metodo di massaggio è diverso dal mio, ma sai, toccare i piedi di sua moglie e infilare la lingua nel più sacro dei suoi buchi non è lo stesso fottuto campo da gioco, non è lo stesso campionato e non è nemmeno lo stesso sport. Guarda, il massaggio ai piedi non significa un cazzo. E nel campo del doppiaggio del videogioco, dopo essere tornato dopo 10 anni, hai notato qualche differenza rispetto al tuo ultimo, insomma. No. I videogiochi sono sicuramente migliorati, la tecnologia è avanzata, ovviamente sembrano dei film, e quindi è inutile neanche a dirlo, però è rimasto sostanzialmente lo stesso, cioè l'impegno è lo stesso, la cura è la stessa, la velocità di esecuzione è la stessa, al contrario purtroppo del doppiaggio classico dei film, dove invece
la qualità è un po' crollata perché sono crollati anche i budget, ci si rivolge magari a società di doppiaggio che non sono certificate e quindi possiamo notare che su 10 film forse 7 hanno un doppiaggio sbagliato e questo è brutto. In Splinter Cell questo non è successo, né quando lo doppiavo io, né quando l'ha doppiato il mio collega. Comunque sia, la cura è sempre stata quella. Adesso ti faccio la classica domanda di rito, ti hanno fatto milioni di volte. Cosa cambia tra il doppiare un film e doppiare un videogioco? Cosa apprezzi del doppiaggio del videogioco? Cosa invece proprio non ti va giù del doppiare un videogioco? Ma no, a me basta mi dai il microfono, poi sto tranquillo. Il rapporto che noi abbiamo col microfono è quello primario, fondamentale. Diciamo che c'è un'enorme differenza fra doppiare un videogioco e doppiare un film. Il film lo vedi, il videogioco non vedi il filmato perché ancora non è pronto, perché quando si fa il doppiaggio del videogioco il film ancora è in lavorazione. Doppiamo però su dei frame che hanno già fatto in America, quindi io sento l'attore inglese e devo stare nella sua stessa lunghezza. La differenza che c'è però fra un doppiaggio di un film e un doppiaggio di un videogioco è che il doppiaggio del film viene comunque adattato a quella lunghezza, al labiale. Il videogioco a volte tu devi rapidizzare le battute perché l'inglese è molto più short, no? È più corto dell'italiano. Se ricordo bene, te al di fuori di Splinter Cell non ti sei mai esibito in doppiaggi videoludici, invece ci sono diversi tuoi colleghi che si sono esibiti un po' di più. È per una tua lontananza dal medium o semplicemente che non è capitata l'occasione? No, è capitato diverse volte. Io ho fatto qualcosa riguardo a Matrix, se non sbaglio. Sì, esatto, sì. No, è capitato. Diciamo che un po' per la qualità. Voglio vedere, comunque voglio capire di che stiamo parlando e dove vado a mettere la mia voce, ma questo lo faccio anche nel doppiaggio dei film. E poi a volte, proprio perché non ci sono margini di trattative in nessun modo, loro partono da budget che sono talmente bassi e allora non vedo perché devo accettare. Se poi con Ubisoft raggiungiamo un accordo che va bene a loro, va bene a me, va bene a tutti, io perché devo venire meno a questo? Io infatti faccio sempre riferimento, dico guardate, io doppio un videogioco con Ubisoft, il contratto è questo e voglio che le cose siano uguali. È come per i film americani, non c'è differenza fra Warner e Universal, cioè devono pagare lo stesso. E a proposito, infatti ti ricambio la domanda, la faccio più diretta, se tu sei un giocatore o se lo sono i tuoi figli, cioè, insomma se... No, io non sono un giocatore, anzi sono una pippa, sono una schiappa con i videogiochi, un po' perché non mi ci sono mai impegnato. La mia prima figlia che ha 31 anni, l'unico videogioco che ha fatto nella sua vita è stato Splinter Cell, quindi, ed è anche molto brava, fra l'altro. E invece i miei figli piccoli sono dei geni. Sono veramente dei geni, giocano chiaramente videogiochi per bambini. Ecco, giusto l'altro giorno ho visto il mio figlio, non so come ha fatto, con l'iPad ha scaricato un videogioco di guerra, di esplosioni, che sono oltretutto vietati ai minori, quindi... Magari con la tua carta di credito poi, tra l'altro. No, perché non so, era inserita la password, non so cosa ha fatto, vabbè, comunque si è scaricato questo videogioco ed è bravissimo. Ha 5 anni e mezzo e fa un videogioco per un ragazzo di 16. E io dico, scusa, ma come fai? Evidentemente... È come la teoria di Fibonacci, no? Siamo tutti connessi, il mondo va avanti, è così. E volevo fare anche un po' il parallelo con i paesi anglosassoni, dove doppiare un videogioco negli ultimi 3-4 anni è diventata un po' una moda, come era una volta doppiare lungometraggi d'animazione. Quindi si trovano molti attori. Proprio di recente l'attore di 24, Kiefer Sutherland, ha detto di prestare la voce a un protagonista di un videogioco. Secondo te come mai lo stesso non avviene in Italia, dove tra l'altro siamo molto all'avanguardia per il doppiaggio, cioè ancora non si è sdoganato? Si ricollega al fatto che dicevi prima di una questione più economica, più che altro? Ma io credo proprio di sì. Il problema è questo, ma al di là del fatto è puramente economico. Io qualche videogioco poi l'ho visto, li ho sentiti e in effetti devo dire che le colonne guida non sono belle, sono fatte male, sono meglio quelle originali inglesi, sono di gran lunga superiori, cioè si sente che comunque sono attori che lo fanno, o famosi o no, comunque sono attori. Poi invece senti il track italiano che è una cosa insentibile, che neanche a Teletuscolo c'è uno speaker così. E decade il videogioco, anche un bel videogioco diventa
Invece ci vorrebbe più cura su questa cosa qui. Sì, anche perché infatti c'è un grandissimo dibattito nella community di molte, cioè c'è questo dibattito se è meglio un doppiaggio in italiano scarso o soltanto i sottotitoli. Tu ti senti di dire quindi piuttosto che un doppiaggio scarso in italiano è meglio avere la lingua originale ma con i sottotitoli nella Allora, se il doppiaggio è sbagliato e fatto male è meglio l'originale. Con anche perché i doppiaggi fatti bene non te ne accorgi. Infatti fino a qualche anno fa non ci si accorgeva nemmeno quasi del doppiaggio, qualcuno pensava addirittura che John Wayne parlasse italiano, quindi e questo vuol dire che i doppiaggi erano fatti bene. Oggi invece ce ne accorgiamo e oggi giustamente la gente si arrabbia perché devo sentire un brutto doppiaggio, alla meglio l'inglese, sottotitoli no perché proprio no, distraggono, non, meglio l'inglese. E parlando appunto, andando a finire dai doppiatori, visto che tanti ce l'hanno anche chiesto, soprattutto nell'ambito dei videogiochi, che piacerebbe. Perché sembra così difficile diventare dei doppiatori? Cioè sembra complesso entrare da perfetti sconosciuti e quindi ti chiedo se magari... Ma guarda, questo un tempo era così. Un tempo era così, era veramente relegato a poche persone che gestivano il doppiaggio e non facevano entrare nessuno al di fuori di attori. Poi negli anni Ottanta in effetti le cose sono cambiate perché il lavoro era quadruplicato e c'era bisogno di voci, quindi sono nati, diciamo tra virgolette, i doppiatori, ma il doppiatore non esiste, non ti puoi iscrivere al collocamento come doppiatore, ti iscrivi al collocamento come attore di prosa, quindi il doppiatore non esiste. Oggi ci sono i doppiatori, è vero, che però sono tutte persone che non hanno mai solcato un palcoscenico, non sono mai andate davanti a una telecamera, a una macchina da presa, non hanno mai fatto gli sceneggiati radiofonici e questo si sente però, la differenza la noti, perché sono sempre uguali, passano da una serie all'altra, da un attore all'altra, ma dicono sempre le cose nella stessa maniera. Quando tu prendi invece attori come Giancarlo Giannini o come Francesco Pannofino, che vengono comunque dal teatro, Pino Insegno, che è un altro che fa tanto teatro, eccetera, comunque le cose cambiano, cambia proprio la qualità. Questo. Però non è vero che non si entra, anzi oggi noi abbiamo un enorme bisogno di voci, enorme, perché se ci fate caso sulle serie americane soprattutto ci sono sempre le stesse voci, è perché sono sempre quelli, e invece bisogna anzi, ma magari venite. E se ti dovessi proprio dare un consiglio, un suggerimento, insomma, sei considerato una divinità nel mondo del doppiaggio, quindi... Beh, insomma, la divinità mi pare troppo. Beh, comunque, un po' troppo. Un grande punto è di divino. Un grande punto di riferimento, quindi se ti sentissi dare un consiglio, sì, un suggerimento... Sì, si può fare, perché il consiglio è quello comunque di partire dal teatro, perché ti dà una marcia in più, proprio inevitabile questo. E tentare di fare delle accademie serie, accademie che comunque ti formano, con dei docenti forti, e poi ci si specializza anche nel doppiaggio. Il doppiaggio è una tecnica, però bisogna avere le basi recitative. Se c'hai quelle, le basi di recitazione, la tecnica la impari in un attimo. Io ho fatto poco tempo fa un corso a Bari, anzi sono reduce da quel corso, ho fatto ragazzi, studenti che non avevano mai visto una sala di doppiaggio. Nell'arco di 5 giorni loro erano in grado di andare perfettamente asincrono in scene anche difficilissime, con difficoltà altissime di sincronizzazione. Certo, gli mancava poi la recitazione, ma questo sta a dimostrare che lo possono fare tutti. E se invece i videogiocatori volessero fare un appello per continuare a sentire Luca Guarda nei videogiochi, che cosa dovrebbero chiedere? Che cosa? Ve lascio il numero, 339, chiamatemi. L'appello in effetti poi loro l'hanno già fatto, perché io ho sentito, ne ho visti tanti, ne ho incontrati anche tanti per strada, ho letto dei forum, sono andato a vedere, non mi sono mai palesato perché non volevo influenzare il loro pensiero, perché poi no, ti palesi, allora subito, no, ho solo letto tutti i loro commenti, i loro dispiaceri, il perché di questa cosa, insomma, e mi ha fatto fra l'altro piacere, perché poi sono cose che chi lavora per il pubblico fanno piacere, quindi credo che molto del lavoro lo abbiano già fatto. Io credo che siamo tornati proprio adesso a vederci qui, grazie credo anche a questi ragazzi che hanno manifestato la voglia di ritrovare quella voce che c'era sui primi videogiochi. Ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Io sono Sam Fisher. Sono una cellula fantasma.